Sono due le interrogazioni discusse dal Consiglio provinciale di Agrigento. La prima era stata presentata dal consigliere Stefano Girasole ed altri sulle problematiche amianto in provincia di Agrigento. L'assessore Argento ha risposto che l'attuale piano regionale dei rifiuti non prevede l'apertura di nuove discariche, mentre quelle esistenti non sono dotate di celle per isolare e smaltire l'amianto. Inoltre, il corretto smaltimento di piccole quantità da parte dei privati è spesso scoraggiato dalle lentezze della burocrazia. Per questo motivo la provincia sta attivando un protocollo d'intesa con l'ARPA, l'ASPE1 e gli ATO Rifiuti per un piano condiviso di smaltimento dell'amianto ed una campagna di sensibilizzazione dei cittadini sull'argomento. L'interrogazione del consigliere Mario Lazzano sulla ristrutturazione del complesso San Domenico di Sciacca è stata introdotta dallo stesso Lazzano, che ha ricordato come sin dal 2007 sia stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra provincia, comune di Sciacca e Lega Navale per il recupero dell'importante struttura. L'assessore Argento ha preso un preciso impegno per convocare una conferenza di servizi coinvolgendo anche gli studenti della Facoltà di Architettura del CUPA per un'ipotesi di riqualificazione del complesso San Domenico. In assenza del presidente Eugenio Dorsi, che è anche presidente dell'Ato Idrico, impegnato nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Favara sull'aeroporto, non è stata discussa l'interrogazione del consigliere di prima su disfunzioni e disservizi dell'Ato Idrico della provincia di Agrigento in merito all'utilizzo dell'Ato Idrico dei locali dell'URP di Sciacca e all'assunzione di personale del lato. Per quanto riguarda invece l'assestamento generale al bilancio di previsione 2009, si sono registrati vari interventi che hanno preso spunto dalla decisione della Giunta Dorsi di ritirare la proposta di acquisto dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco. I lavori sono stati aggiornati a lunedì prossimo 30 novembre alle 18, termine ultimo per l'approvazione degli assestamenti di bilancio.